Allora, intanto buonasera a tutti. Diciamo che ovviamente non nascondo una particolare soddisfazione, perché per noi era importante fare una partita importante fuori casa e farla a scafati contro una squadra di ottimo livello. Ovviamente ci fa ancora più piacere. Siamo partiti con questa idea e credo che tutto sommato si sia visto. Eravamo abbastanza leggeri mentalmente perché sapevamo che non avevamo nulla da perdere, però al tempo stesso, tra virgolette, la pressione era il fatto che sapevamo che non potevamo sbagliare nulla per provare a vincere questa partita. Devo dire che ho visto negli occhi dei ragazzi, sia in questi giorni sia durante la partita, veramente la voglia di provarci, e in questo caso, come dire, la fortuna aiuta gli audaci. Mi vengono in mente, non so, magari un paio di episodi dove obiettivamente negli ultimi 5-6 minuti abbiamo fatto fatica ad attaccare, perché la partita era diversa, non era più quella di prima. Abbiamo mosso molto meno la palla, ci siamo, come dire, impastati, e nonostante questo abbiamo trovato un paio di canestri di bravura o di fortuna. E al tempo stesso, pur difendendo abbastanza bene l'area, però loro, non so, hanno lasciato 2-3 tiri da sotto che potevano costare il pareggio. Ecco, quindi questo mi piace pensare che in questo caso la fortuna aiuta gli audaci, perché evidentemente nel complesso della partita credo che non ci sia nulla da ridire sul fatto che abbiamo meritato la vittoria. Siamo stati più attenti, più determinati, pur pagando dell'ingenuità che a volte ci potevano costare care, in particolare in quel quarto finale, dove obiettivamente difensivamente abbiamo peccato, soprattutto sulla difesa sul pick and roll, che fino a quel momento avevamo portato abbastanza bene. Ecco, questa mi sembra una disamina globale della partita, una vittoria voluta, cercata, nel senso che appunto ci tenevamo a provarci, poi non volevamo andare a casa con rammarico. Ecco, quindi siamo stati contenti di questo. Un'ultima considerazione, non da poco, si è parlato molto nell'ultimo periodo, insomma da chiunque, dai giornalisti di Scafati piuttosto che quelli di Brescia, piuttosto che quelli di tutta Italia, di questo aspetto che il nostro quintetto è particolarmente rilevante, la panchina debole. Io ho detto a chiunque che secondo me la verità non sta né da una parte né dall'altra, perché come ho già detto, se il nostro quintetto fosse così forte non vedo perché i giocatori non potessero essere presi da qualche altra società, visto che ci siamo mossi per ultimi e abbiamo pagato anche abbastanza poco, quindi erano accessibili questi giocatori. Però dopo sono tutti bravi a dire che i giocatori sono bravissimi, quelli delle altre squadre. Viceversa, mi fa molto piacere il fatto che oggi i giocatori tra virgolette della panchina sono stati molto importanti in questa vittoria, perché siamo stati tenaci anche nei momenti difficili con tanti giocatori in campo che non avevano mai visto questo campionato o completamente o non avevano mai avuto minutaggi rilevanti. Ecco, quindi questa secondo me è la soddisfazione migliore. Credo che il pungolo di questi ragazzi, diciamo, della panchina fosse ancora maggiore in questo caso qui, evidentemente, per provare a giocare e vincere su questo campo. L'analisi generale dice che abbiamo cominciato la partita, secondo me, nel primo quarto con grande veemenza. Secondo me c'era talmente tanta veemenza che non riuscivamo a... Una palla spizzata non era nostra, andava fuori, anziché magari poteva essere nostra andare in contropiede. Questa energia, come dire, via via è andata ad affievolirsi. E secondo me il terzo quarto è stato, ovviamente al di là delle statistiche, non mi sembra estremamente evidente, è stato, come dire, micidiale. E poi secondo me siamo rientrati in partita nel momento in cui avevamo pensato che fosse chiuso, e questo era un segnale che francamente c'era già capitato in Coppa Italia con Napoli, e due indizi cominciano a fare una prova. C'è la partita chiaramente statistica, diciamo così, di Slay, che ovviamente oggi è stato un giocatore che non è riuscito proprio ad entrare nella partita, ma francamente non lo vorrei neanche dire, perché credo che le partite si giochino sempre e comunque indipendentemente dagli eventi che accadono, e quindi
Sì, è un giocatore importante per noi, per l'amor di Dio, però credo che per quanto importante la partita andava giocata ugualmente e credo che nonostante questo, insomma, ripeto, poi dopo la partita ha mostrato che la squadra quando ha cominciato a giocare con ancora energia ha rimesso in piedi il risultato, fino quasi ancora a rischiare nei secondi finali di vincerla. Sentivo prima, diciamo così, quello che poteva essere un piano partita di Brescia che assolutamente ha cercato di mettere in difficoltà Slay, però credo, ecco, che sia stato più, senza togliere i meriti a Brescia che secondo me ha fatto oggi una grande partita e ha meritato ampiamente la vittoria, ma credo che molto sia dipeso da noi nel non essere riusciti a coinvolgere Slay così come oggi andava coinvolto, insomma. Quindi la verità, come al solito vi dico, è sempre a metà strada. Cioè, è un aspetto che chiaramente poi penalizza molto, infatti, per Slay, sì. Tu come lo spieghi questo fatto? Difensivamente le guardie non rendono, fanno fare troppe penetrazioni? Cioè... Secondo me questo è un aspetto importante, credo che il punto sia esattamente questo qui. Cioè, i reparti per funzionare bene devono essere ben collaborativi. È chiaro che se partono a raffica penetrazioni dove si è battuti sul primo passo, ma credo che neanche il miglior Shaquille O'Neal della storia possa arginare qualunque tipo di esterno, insomma. Quindi gli aiuti dei lunghi sono efficaci nella misura in cui gli esterni riescono ad arginare almeno i primi due palleggi. Quando noi non riusciamo a fare questo, ovviamente i nostri lunghi sono esposti come si può essere in mezzo a un oceano agitato, insomma. Quindi da questo punto di vista purtroppo è così, è la seconda volta che ci è capitato questo. La prima volta potevamo ovviamente propendere per il fattore non condizione dei nostri lunghi, oggi la condizione dei nostri lunghi è oggettivamente meglio di quella di 3 settimane fa e sinceramente credo che l'analisi che fai tu è molto, molto precisa, insomma, molto calzante. Quasi tutta la partita, in particolare nella prima parte, ci sono state grosse difficoltà a difendere sul pick and roll. Loro facevano un sistema di pick and roll tutto molto alto, centrale, e Slay era puntualmente in ritardo. Questo problema che poi si è portato avanti per tutta la partita, avete pensato di arginarlo magari in un altro modo, magari cambiando le marcature, non so? Ma guarda, questo è anche il motivo per cui la domanda sua è correlata. Cioè, i lunghi possono fare aiuti sui pick and roll come vogliono, ma se chiaramente i piccoli non riescono a mettere pressione sulla palla, il lavoro dei lunghi diventa inefficace. Quindi, come dire, i lunghi in quel caso lì diventano, insomma, sono messi alla berlina, perché poi, voglio dire, gli esterni di Brescia sono esterni importanti, sono esterni che, voglio dire, cioè, Giddens è un giocatore che nelle sue esperienze c'ha l'NBA, non è che ha giocato a Marcianise, insomma, quindi voglio dire... E chiaramente se tu con un giocatore così non metti pressione, è chiaro che questi ti portano a spasso. E quindi per me anche il discorso pick and roll dipendeva dalla pressione dei piccoli. Tant'è che adesso ne parlavo tra l'altro con i miei collaboratori. Cioè, cosa è successo a un certo punto della partita? Cioè, noi del piano gara abbiamo cambiato tra virgolette ben poco, nel momento in cui la squadra ha ripreso energia, anche il pick and roll, la difesa del pick and roll nostro ha ripreso a essere efficace, ma guarda caso i piccoli hanno ricominciato a macinare il gioco in difesa, quindi credo che il problema sia quello lì. E a margine però credo che questa sia una squadra un po' come tutte le squadre che hanno talento, sono squadre che dipendono più che altro dalla fase offensiva, non tanto da quella difensiva. Cioè, mi spiego, è una squadra questa qui che tende a spegnersi nella maniera in cui in attacco non tutti talvolta si sentono coinvolti e magari la toccano, no, la palla, anche solo per toccarla. E purtroppo è una squadra che da questo punto di vista, ripeto, ma come ce ne sono tante che dipendono dalla fase offensiva, così come è successo nel terzo quarto, la nostra circolazione è ritornata a essere un attimino statica e chiaramente la squadra poi si tende a spegnersi, insomma. Poi nel momento in cui riparte, vuoi un contropiede, vuoi un tiro aperto da 3 punti, si riprende energia, si riprende forza e la squadra ricomincia a macinare il gioco anche in difesa. Purtroppo da questo punto di vista la situazione è questa e bisognerà lavorare per fare in modo che si cambi un po' questa tendenza, no? Perché insomma non sempre si va in campo e tutto funziona in attacco, quindi bisogna un pochettino lavorare su questo aspetto qua.